nuovo, realmente nuovo, perché ho avuto modo di capire che ci sono delle persone che cercano di, diciamo, di riunire un gruppo che merita di essere riunito. Sono delle persone valide e vedremo il futuro. Beh, la metafora è chiara, c'era un motoscafo e c'era un transatlantico. La manovrabilità di un motoscafo è stata, diciamo così, in questo evento messa in luce, quindi la differenza potrà essere quella, manovrabilità di un'azienda sul mercato rispetto a un transatlantico. Insomma, sono visioni che hanno il loro senso di esistere in un momento di crisi, si cerca di effettivamente trovare dei valori in ogni situazione. Per quanto riguarda invece il complesso, viene riconfermato un complesso positivo che ha dei valori importanti da divulgare e da proporre sul mercato, sicuramente sì. Io ho avuto un'ottima impressione, devo dire, un'impressione di un gruppo che ha messo una base diversa, una base non solo sui numeri, sui fatturati, sulla penetrazione di mercato, ma sull'uomo. Io ho avuto questa impressione stasera e devo dire che mi è piaciuta molto. Se è vero che la differenza la fa l'uomo, la comunicazione nel prossimo futuro, Geva mi sembra che sia partito col piede giusto. Insomma, ho visto un gran bel gruppo questa sera di persone. I distributori li conoscevamo già, quindi sono contento, ho visto una bella cosa. Beh, la nuova lettura di un gruppo storico che ormai in Italia da 26 anni, hanno detto questa sera, quindi si rinnova, un nuovo modo di affrontare il mercato, le aggregazioni territoriali hanno sempre più valore e quindi direi che in un anno difficile come quest'anno, ma in particolar modo come si prospetta l'anno prossimo, un nuovo modo di affrontare le situazioni, i problemi, le attività sul territorio potrebbe essere un'arma vincente. Ma è interessante l'entusiasmo, la volontà di lavorare insieme in una direzione condivisa, ed è anche quello che serve a noi fornitori per cercare di trovare la miglior sponda, la miglior disponibilità per portare avanti le nostre iniziative. Quindi sono fiducioso che insieme si possa collaborare. Ma sicuramente qualcheduno più saggio di me disse: non si può ottenere risultati diversi continuando a fare le stesse cose, la necessità e il cambiamento oggi è urgente. Se la presunzione di poter dire che questo è giusto o non è giusto, non lo so. La prima cosa importante, urgente a fare è cambiare, e mi sembra che si voglia fare. Mi sembra che ci sia anche molto di sensato, in maniera anche poco presuntuoso, che è quello che serve. Quindi non posso che fare in grande in bocca al lupo, e come produzione, come fornitore, saremo chiamati, saremo sicuramente onorati di stare al fianco e affiancarli in questa avventura. Bene, penso che possa essere un progetto che può portare a un nuovo sviluppo di questo, perché sono praticamente tutti orientati nella stessa direzione, cosa che non accadeva in passato, e se riusciranno a trovare questa unità di intenti il progetto potrà portare al successo. Beh, sicuramente è una sfida interessante in un momento estremamente difficile. Mi sembra che le idee messe in campo siano sufficientemente chiari, valido il ragionamento di un certo presidio di una fetta di mercato all'interno del quale è sicuramente possibile crescere. Molto interessante, un gruppo di persone entusiaste, una compagine omogenea. Confermo quello che è stato detto, cioè c'è posto per un'aggregazione di questo genere con aziende solidali, omogenee, adatte ad un discorso collettivo, condiviso, e credo che in questo senso ci sia posto anche per dei fornitori adatti a questo rapporto, che sono quelle aziende come la Obo Betterman che possono, secondo me,
agire in partenariato con queste realtà in modo costruttivo e vincente in un momento difficile come quello che affrontiamo e che tutti dicono affronteremo anche l'anno prossimo. Una buona proposta, decisamente una buona proposta, perché avevamo bisogno di un interlocutore sul mercato con idee innovative, idee nuove, perché il mercato deve evolvere e di conseguenza questo tipo di approccio per aziende ad esempio come la nostra sono sicuramente interessanti. Beh, lascia ben sperare, direi che se i presupposti sono questi è molto, è un progetto interessante.